Di nuovo buon pomeriggio dal lago di Como, 1 minuto e mezzo al via della ottava prova del campionato nazionale Pro 25 organizzato dalla Lega Navale Italiana di Mandello dell'Ario. Ottava prova, sarebbe la terza prova di questa giornata conclusiva, domenica 5 giugno. C'è anche il sole, come vedete, che fa capolino tra le nuvole. Sono già state disputate due prove in questa mattinata. Vento da nord, il Tivano che sta tenendo, sta reggendo. Il segnale adesso dell'ultimo minuto, vi diciamo che si parte con bandiera nera perché c'è stato poco fa un richiamo generale, ma c'è grande aggressività, c'è grande clima in questa vigilia. Sentite probabilmente anche le urla. Grande battaglia per questa partenza. Attenzione, Ita 322 che sta passando la linea, probabilmente rigirerà, quindi noi ci terremo discosti perché lui verrà a rigirare qui da noi. 322 Alessio San Francesco con l'equipaggio del club La Scuffia. Si tratta di Nannarella, ma guardate cosa sta succedendo ancora vicino al comitato. È una regata molto importante questa ottava perché con ogni probabilità potrebbe essere l'ultima regata del campionato, anche se il presidente del comitato di regata, Angelo Insabato, che vedete sul comitato, sulla tolda della tuga, della barca comitata, ha abbassato adesso le bandiere. Partenza regolare, non c'è nessun richiamo. Sono partiti. La partenza è regolare, anche se naturalmente ci sono alcune barche in ritardo. Su Nannarella viene specificato che Nannarella è squalificato, ma sta continuando a fare una grandissima confusione. Sono un po' in tilt mentale i ragazzi di Nannarella. Partita dunque, l'ottava prova di questo campionato. Allora ve la racconteremo con la nostra telecronaca diretta live. Bisogna dire delle cose importanti intanto a proposito di questa regata. Intanto un bel incrocio, vediamo passare bene davanti 226 Lunatica, è una barca di classifica, e davanti a noi Svizzera 235 con le vele più scure che vira in questo momento ed è la seconda in classifica generale. Quindi mentre dietro di noi continuano a litigare sulla linea di partenza, qualcuno la sta ancora tagliando ora in ritardo. Vi spieghiamo come sarà questa regata perché è la regata decisiva per il podio e per la vittoria del titolo nazionale. In testa c'è Eus 2 Villa Schinosa di Francesco Lanera con 11 punti, seguito al secondo posto dagli svizzeri di Superbusi con 16, quindi 5 punti di differenza per tenere il primo posto overall della classifica Open. Ma al terzo posto invece c'è di nuovo Simpatia, Francesco Dandini con 27 punti totali, quindi per il titolo nazionale, diciamo così, Eus 2 Villa Schinosa non dovrebbe avere problemi. Al quarto posto 5 for Fighting, Tommaso De Bellis con 30 punti, quindi a 3 punti dal terzo posto di nuovo Simpatia, e al quinto posto Lunatica con 32, quindi a soli 2 punti invece da Five for Fighting. Quindi c'è battaglia soprattutto per i posti sul podio. Andiamo a seguire questa regata molto interessante. Il Tivano, il vento da nord sta reggendo contro ogni previsione, quindi grande spettacolo si prospetta ancora per questa regata decisiva. Avete visto, gli animi sono molto elettrici perché la posta in palio è alta. Andiamo a seguire il bordeggio che come al solito si svolge sotto alle rocce del Moregallo. Adesso molte barche stanno navigando mure a dritta proprio sotto al Moregallo. Alcune, tre o quattro barche invece hanno scelto di virare, stanno andando un po' più a centrolago. Il vento ha dei buchi, senz'altro a centrolago, non è che può essere esteso al massimo. Però comunque sta tenendo regolarmente. Sono state svolte in mattinata già due prove regolari e interessanti. I primi bordeggi, allora i primi incroci importanti, Five for Fighting, mure a sinistra, incrociato adesso davanti a Eus 2, quindi un primo posto provvisorio per ora molto importante. Ha rivirato adesso Five for Fighting, molto vicini, ma davanti a Eus 2 è passato anche un'altra imbarcazione, forse si tratta dello svizzero. Vediamo ancora la virata di Austria 1. Comunque sono tutti molto vicini. Questo è il momento forse più importante della regata, la prima bolina, quindi barche ancora molto ravvicinate tra loro e che vengono a fare la battaglia di virate per prendersi tutti i buoni possibili e lasciare agli altri tutti gli scarsi possibili. Allora cerchiamo di
capire. Ancora, ecco, vediamo chiaramente in testa Five for Fighting con Andrea Airò al timone, la barca di Tommaso De Bellis. Si giocano, si decidono un posto sul podio. Vi diciamo anche, che non lo vedete dalle immagini, ma ve lo diciamo noi, che di nuovo simpatia di Ferdinando Dandini con Maurizio Galanti non è messo benissimo, quindi adesso hanno smesso di inseguire qui, di venire a virare sotto, proprio vicino alle rive. Questo inquadrato adesso B52, il tedesco, Germania 112, era in classifica, era terzo stamattina, ma poi ha fatto dei pasticci tremendi, due brutte regate, un tredicesimo, un OCS, adesso è fuori dalla top 5. Invece con le immagini vedete la barca con quella toppa nera sulla vela, è uno sponsor, si tratta di EUS 2 Villa Schinosa, che incrocia davanti a 225, che invece è Richard Martini con Bambino Viziato. A bordo, come sapete, c'è anche il presidente Simonetta Martini, presidente della Lega Navale Italiana di Mandello dell'Aria, organizzatore del campionato. Però davanti a tutti ancora in questa regata sta incrociando Five for Fighting. 229 inquadrata adesso è Gallo Cedrone, Luca Nacci non messo benissimo in classifica generale, ma comunque bene invece in questa regata. Adesso ancora dei primi piani Axolt sono gli altri svizzeri, inquadrato anche poco fa lo svizzero 235, che è secondo in classifica generale ma non è messo benissimo in questa regata. Vira adesso, eccolo qua lo svizzero che vira, e passa davanti a lui con il 225, con il 25-225, un'altra imbarcazione. Ancora una virata e ancora con le immagini sugli incroci ravvicinati costringe a virare lo svizzero, proprio la barca Bambino Viziato di Martini, e quindi vengono ancora, diciamo che qui siamo nella parte alta di questa regata, della classifica provvisoria di questa regata, con Five for Fighting che ha preso abbastanza il largo e in questo momento è primo con un certo margine. Per il secondo posto se la battono due o tre barche. Attenzione, virata contemporanea per Bambino Viziato e Lunatica. Lunatica è in classifica e quindi bisogna seguirlo attentamente, e si batte per il podio di questo campionato nazionale. Adesso con le immagini ancora ci spostiamo sulla sinistra per vedere EUS 2, il leader della classifica, che sta proprio virando vicinissimo alla riva, eccolo qua, si prende tutto il possibile vantaggio di venire a bordeggiare sotto alle ultime rocce del Moregallo. E quindi noi adesso ancora con un'altra panoramica cerchiamo di andare a vedere le posizioni di classifica. Sta incrociando bene Austria 2, eccoli qui, li vedete, il vento sta tenendo, sono gli equipaggi in parte seduti sopra vento, quindi ecco qui adesso ancora più a destra, proprio qui davanti a noi, di nuovo simpatia, la barca di Dandini che sta in questo momento è terza in classifica generale, seconda nel campionato nazionale, però adesso non è in una posizione proprio felicissima in questa regata, vedete ha parecchie barche davanti, vira in questo momento e va a chiudere il gap, ma è molto vicino comunque anche allo svizzero che adesso è proprio nel primo piano della nostra inquadratura. Noi andiamo a questo punto, ci avviciniamo verso la boa di Bolina, è una regata molto tattica, molto si gioca un po' come una partita a scacchi, perché vedete che più a centro lago il vento abbonaccia un po', tende un po' a calare, quindi anche se c'è comunque ancora un paio di persone di ogni equipaggio che sono seduti sopra vento. Andiamo a vedere, avviciniamoci alla boa di Bolina. In avvicinamento alla boa di Bolina, eccolo qua, Ita 257, Five for Fighting 3, Tommaso De Bellis, Andrea Airò al timone, Michele Regolo alla randa, sono in ley line, adesso vireranno e inizierà per loro il traversino di disimpegno di questa prima bolina dell'ottava prova. Il vento tiene, ma bisogna dire alle nostre spalle che è sempre minore l'intensità, quindi stiamo veramente giocando sul filo dei nervi anche questa regata, che potrebbe essere, anzi sarà, decisiva ai fini del risultato finale. Ecco intanto arrivare in boa anche EUS 2 Villa Schinosa,
Francesco Lanera con Valerio Galati, Corrado Capesce Minutolo. Sono tutte e due queste barche pugliesi in testa a questa classifica, e per Five for Fighting è un risultato importante questa regata, perché come vi dicevo in precedenza sono quarti in classifica generale, a 30 punti, lontani sicuramente dal primo posto, ma possono e devono, insomma, hanno come obiettivo in questa regata recuperare 3 punti di vantaggio da di nuovo Simpatia. Proprio adesso, eccolo qua, l'incrocio, il primo in classifica di questa regata con lo Spinnaker, e ha incrociato di nuovo Simpatia, che veniva su di Bolina, che è intorno al 7º-8º posto, quindi in questo momento un break decisivo favorevole a Five for Fighting per quanto riguarda le posizioni sul podio. Ecco qui, passare al secondo posto, ha issato lo Spinnaker, molto ordinati, tutti vestiti di grigio, Euts 2 Villa Schinosa. Al terzo posto passa lo svizzero Van der Broek, che non è di classifica, lo vedete con scritto Itarco sulla vela. C'è grande confusione, intanto in boa stanno arrivando tante barche, tra poco isserà anche Austria 1, la Restorfer, anche lui non è in primissimi posti di classifica, comunque ottima il suo campionato, diciamo, siamo intorno al 6º-7º posto. Poi passa con 25-2-2-5 Zenit, ancora il grosso della ecco, attenzione, lo svizzero che sta facendo una penalità. Vedete lo svizzero che gira, questo è un altro momento decisivo, perché lo svizzero è secondo in classifica con 16 punti, 5 punti alle spalle del leader Euts 2, ma comunque in posizione per cercare di tenere un posto sul podio in classifica open, e invece con questa situazione in cui sta perdendo parecchie posizioni, vede compromettere un pochino, ma certamente poi va recuperato per lui l'eventuale scarto. Vediamo ancora, davanti a noi 262 Enjoy, poi alle spalle Germania 112 che era terzo questa mattina ma ha compromesso tutta il suo campionato con un OCS e un 13° posto. Ancora un altro svizzero, sottovento c'è Ita 160, di nuovo Simpatia con Maurizio Galanti al timone, ottimi terzi assoluti alla vigilia di questa prova. Poi con la scritta Kong sulla vela, ecco qui manovrare a centro barca Simonetta Martini, il presidente della Lega Navale. Questa è la barca di Richard Martini, bambino viziato, ed ecco poi Lunatica con De Santis al timone, Andrea De Santis. Sono entrambe queste ultime due barche che ho citato del gruppo vela Lega Navale Italiana di Mandello Dell'Ario, ottimo ospite di questo campionato nazionale platù. Adesso siamo tutti baciati da questo sole che imperioso si fa strada tra le nuvole. È passato lo svizzero intorno al 13° posto, 14° passa adesso il russo 244, che è molto indietro in classifica, ma comunque Valery Babakov ha alternato buone prestazioni ad altre sicuramente meno buone. Passa ancora Bonaventura 402 con Edoardo Barni, e poi Jerry Speed, la barca grigia, in boa. Ecco, in boa gli ultimi passaggi prima di andare poi alla boa di ammainata. C'è Kuma De Slotter, Marco Belcastro, che guida, diciamo così, il gruppetto degli ultimi, le ultime 5 o 6 barche che seguono in questa regata. Andiamo alla boa di ammainata. Strambata contemporanea per Five for Fighting e Euts 2. Questa sorta di derby pugliese che è un po' il sale di questa 8ª regata, almeno nella parte alta. Sono i primi due in classifica, si è avvicinato molto la barca di, si è avvicinato Euts 2 a Five for Fighting. Ricordiamo che sono anche primo e secondo di Gallipoli del campionato nazionale dello scorso anno. Euts 2 è anche campione mondiale in carica. Eccoli qua tutti in piedi, ammainata per Five for Fighting. Si partirà tra poco per la seconda bolina. Eccoli qua, ammaina anche Euts 2. Michele Regolo cazza la randa, viene
chiamata la virata immediata per Five for Fighting. Vediamo cosa farà invece EUS2, probabilmente uno stocchetto un po' di qualche metro prima di virare per cercare un po' di attaccare. E Five for Fighting ha subito un incrocio. Passa adesso Svizzera 447, Van der Broek e poi l'austriaco Laesdorfer, che però, come detto in precedenza, non sono barche di alta classifica, non sono decisivi questi loro piazzamenti, terzo e quarto, ai fini della classifica generale, che invece sta decidendo il podio, le posizioni sul podio, oltre la prima posizione che ormai è quasi certa, quasi irraggiungibile, EUS2 Villa Schinosa. Passa adesso all'ottavo posto, la vedete alle spalle di questa barca con lo spinnaker blu che è venuta giù, che sono svizzeri non di classifica. Passa adesso, eccola di nuovo, Simpatia, Ita 160, che quindi ha un ritardo di 5 barche, anzi di 6 barche, da Five for Fighting, che la seguiva di 3 punti in classifica e quindi a questo punto la starebbe sorpassando, però è davanti a sua volta a Lunatica. Intanto adesso in boa passa Kong, bambino viziato di Martini, e poi, e quindi siamo al decimo posto, undicesimo passa Lunatica, eccolo qui, 25-226, strambata proprio sulla body bolina, sulla body poppa, e barche che si rimettono di bolina. C'è il gruppo che subito alle spalle, c'è poi lo svizzero secondo in classifica, c'è il gruppo che è venuto a finire, diciamo, al lato di poppa, un po' a centrolago, il grosso non è arrivato da sotto al Moregallo, e quindi adesso si infila Jerry Speed, che ancora allo spinnaker arriva, quindi una mainata proprio last minute per loro, per la barca di Livia Federici, che l'anno scorso salì sul podio del campionato nazionale di Gallipoli. Bella questa inquadratura tra spinnaker che scendono, barche ancora in impoppata e barche che invece sono ripartite di bolina, ma noi dobbiamo portarci adesso sulla testa del gruppo per vedere il bordeggio decisivo. Il vento sta ancora leggermente calando, però tiene.